Nessuno di noi probabilmente si aspettava un Brescia per un derby d'alta classifica qui allo Stadio Zini di Cremona, soprattutto dopo aver visto la partita di andata con tante problematiche per le rondinelle, visto anche il cambio di allenatore. Invece Maranno ha portato grande solidità a una squadra che ha trovato anche continuità di risultati. Questo ha permesso di arrivare all'interno dei playoff, perché in questo momento il Brescia occupa l'ultimo posto utile per i playoff. Dall'altra parte invece c'è una Cremonese che arriva da due risultati utili consecutivi, due clean sheet, dove ha dimostrato ancora una volta che la fase difensiva è sicuramente la parte migliore di questa squadra. Un ritrovato Massimo Coda, ha ritrovato il gol. Punti importanti ha portato questo gol e quindi ha ritrovato grande fiducia insieme a Falletti, che è entrato molto bene all'interno del gioco di Mister Stroppa, e quindi tutto pronto allo Stadio Zini per una grande partita. Unica nota negativa di questa Cremonese è sicuramente l'infortunio di Ravanelli. Ravanelli, che ha dimostrato di essere in questi mesi un giocatore importante, probabilmente sarà sostituito da Locoschvili. Speriamo che la crescita dimostrata a Spezia possa coincidere con una sua grande prestazione, perché la Cremonese ha sicuramente bisogno anche dei giocatori che in questo momento stanno giocando meno.